In accoglimento di un ricorso presentato dai commercianti della zona, il Tardi Pescara ha bocciato la controversa delibera del Consiglio Comunale del maggio dello scorso anno, che modificava la destinazione d'uso del parcheggio all'angolo tra via Bologna e via Gobetti, per consentirvi la realizzazione di un nuovo supermercato. Stroncate dalla sentenza dei giudici amministrativi le motivazioni della delibera votata dall'assise civica, contro la quale si mobilitarono l'opposizione, in particolare la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Erika Alessandrini, e i commercianti della zona, attraverso emendamenti, raccolte di firme e proteste in consiglio comunale. Secondo i giudici amministrativi, si legge nella sentenza, l'affermazione secondo cui la previsione di una destinazione d'uso commerciale sarebbe compatibile e complementare con l'assetto urbano della porzione di città considerata, trattandosi di zona centrale e densamente popolata, non evidenzia un interesse pubblico alla modifica. Inoltre, l'ulteriore motivazione dell'interesse pubblico secondo cui lo scarso successo commerciale immobiliare del parcheggio già realizzato rischia di generare in una zona nevralgica della città un vero e proprio detrattore ambientale, rischio che sarebbe evitato dal richiesto cambio di destinazione e dalla realizzazione di una struttura commerciale, il Collegio osserva che si tratta di un ragionamento che solo apparentemente giustifica la necessità di modifica dello strumento urbanistico: nel senso che, se così fosse, basterebbe lasciare un immobile in disuso abbandonato incorrere in un fallimento della propria iniziativa commerciale per chiedere solo per tale ragione il cambio di destinazione d'uso in deroga al PRG. Ma quello che più rileva, concludono i giudici, è che il Comune omette del tutto di spiegare perché sarebbe interesse pubblico prevalente sulle previsioni del PRG che in quella zona venisse realizzato proprio un supermercato.